100 anni fa, il 2 dicembre 1923 a New York, nasceva Maria Callas, la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Soprannominata la Divina grazie alla sua voce scura e potente, con un'estensione dal sol diesis al mi bemolle, una tecnica impeccabile, è diventata una delle donne più famose e ammirate al mondo. Oggi il soprano avrebbe compiuto un secolo se la sua vita non si fosse spezzata a soli 53 anni. Maria Callas lasciò momentaneamente le scene nel 1960 per dedicarsi all'uomo che l'aveva conquistata, Aristotele Onassis, che poi la lasciò per Jacqueline Kennedy. Col maestro Pierpaolo Pasolini condivise una forte intesa professionale e una sincera amicizia. Tantissime le iniziative per rendere omaggio al suo talento in questo importante anniversario. Mostre, eventi e anche un film. A interpretare la divina, la splendida Angelina Jolie, in questi giorni impegnata sul set alla Scala di Milano. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui alla sala stampa della Camera dei Deputati per presentare la quarta edizione del Maria Callas Tribute Prize. In occasione dal centenario, dalla nascita della divina, chiamata così per la potenza della sua voce, donna che ha ispirato il mondo della lirica, soprattutto al femminile. Ecco, questo premio si terrà il prossimo 7 marzo a New York, città natale di Maria Callas, ma oggi siamo qui per presentare in anteprima nazionale il premio alla presenza del presidente Dante Mariti, produttore, ideatore del Maria Callas Tribute Prize, cui vorrei dedicare un applauso. Grazie, buonasera, grazie. E abbiamo il privilegio di avere con noi l'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Grazie onorevole per averci onorato della sua presenza e per la sua sensibilità sempre, in particolare per la lirica che è patrimonio dell'UNESCO, quindi merita, no? Abbiamo anche un ospite ancora più prestigioso che il sottosegretario Freni, che è un melomane che è qui accanto a me. Che... Ringraziamo il sottosegretario Freni per questa... Anche il governo è presente. Per questa straordinaria sorpresa, è davvero importante la vostra presenza oggi qui. Come dicevo, l'evento si terrà a New York presso l'Istituto Italiano di Cultura grazie alla collaborazione con il direttore, il professor Fabio Finotti e grazie alla collaborazione preziosa del giornalista collega Rai Claudio Pagliara, che vedete sempre collegato ovviamente dagli Stati Uniti. Tante sono le donne straordinarie che riceveranno il premio e che si sono distinte in diversi settori come il sociale, l'arte e naturalmente la musica. Dicono di Maria Callas: esiste il prima Callas e il dopo Callas, e lo disse Franco Zeffirelli. Era quasi una persona immortale, incarnata nell'arte lirica, e questo lo aggiunse il maestro Riccardo Muti. Non potevano esserci affermazioni più esemplificative per descrivere la grandezza e l'importanza di Maria Callas, che ancora oggi, a un secolo dalla sua nascita, è la più grande cantante lirica della storia. Ecco, l'opera lirica è stata recentemente nominata Patrimonio Mondiale dell'Umanità e quindi è importante continuare a valorizzare anche all'estero le eccellenze italiane, quella che è la nostra cultura, la nostra identità e la nostra storia. Vorrei passare la parola al presidente, insomma sono 4 anni che si celebra Maria Callas negli Stati Uniti, com'è nato questo progetto? Insomma, parliamone un po'. Funziona, ecco, buonasera. È nato prima con una grande mostra che ho organizzato sempre a New York su Maria Callas al Lincoln Center. E lì appunto mi sono reso conto dell'importanza di questa artista, che poi
è greca di origine, ma è nata a New York, come ha già detto Claudia. E poi io sono un melomane, quindi appassionato di tutta la lirica, di tutti gli artisti. E, appunto, il premio è stato già dato a grandi personalità come Katia Ricciarelli, Sumi Jo, che è una soprano coreana, che è famosa anche lei, anche nel cinema, ha collaborato con Johnny Depp. E poi Lina Wertmüller, Claudia Gerini lo scorso anno per l'impegno che lei, insomma, si adopera molto a favore delle donne. E quindi, insomma, siamo in questa avventura, domani si parte. Ringraziamo l'onorevole presidente Federico Mollicone per essere qui, e il sottosegretario Freni e Claudia Conte, che è una bravissima presentatrice, giornalista e tutto... A tutto tondo. Tra poco vi sveleremo quelle che saranno le premiate di questa quarta edizione, ma intanto io vorrei passare la parola agli illustri ospiti oggi presenti, a partire dalla sorpresa di oggi, il sottosegretario Freni. Ho appena saputo che lui e lei ha una grande passione per la lirica. Io ne capisco forse l'unica cosa di cui un minimo capisco, certamente non di economia, certamente non di bilancio, probabilmente forse qualcosa poco. Non è vero, non è vero. No, io confesso che ho appreso dell'esistenza di questo evento magnifico questa mattina e ho scritto subito a Federico dicendogli: ma che meraviglia, vengo a salutarvi, perché non poteva esserci un evento sulla Callas a cui non venivo, quantomeno a dare un'occhiata. Poi ho un minimo studiato e devo dire complimenti, perché questo evento serve in questa orgia mediatica di eventi che ricordano la Callas a valorizzare chi poi in realtà porta avanti valori sia della musica che delle donne, che di questi tempi male non fa mai ricordare. Io, vedete, sulla Callas ho tanti ricordi, no, perché sono nato nel 1980, la Callas era morta da 3 anni, quindi tanti ricordi non ce l'ho. Però ho tanta storia della mia formazione musicale con la Callas, ho tanta storia della mia formazione operistica con la Callas. Io ricordo che il mio primo approdo all'opera lirica fu una musicassetta, anzi due musicassette, della Tosca, della famosa Tosca di De Sabata, anno di Nostro Signore 1953, Callas Gobbi di Stefano, che portai fuori con me quasi per caso, che mi diedero di portati questa, in Irlanda, avevo tipo 12 o 13 anni, e io ricordo che questa Tosca, l'ascolto di questa Tosca, fu per me l'unica radice che sto ragazzino dei 12-13 anni in Irlanda c'aveva con la lingua italiana, perché poi ero l'unico, non c'erano altri italiani, ma avevano buttato lì a imparare l'inglese, cosa in cui non siamo riusciti ovviamente, però e ricordo vivamente quanto io ho consumato queste musicassette di quella Tosca, che ancora allora erano in quel box quadrato con la copertina nera all'epoca sì. Perciò era, come dire, per me la Callas ha significato un passaggio epocale nella storia della lirica, e l'ultimo ricordo è attualissimo quando ci siamo trovati a commentare la recente Medea alla Scala. La Scala ha riproposto Medea dall'edizione ultima della Callas con Shippers del 62 dicembre 61, e si diceva: ma riusciremo a superare il fantasma della Callas? Ecco, alla fine la risposta è stata no, ma non perché non si superasse il fantasma della Callas, perché la Callas era la Callas, non è superabile, non è neanche ipotizzabile un confronto, tant'è vero che alla fine ce la siamo cavata tutti dicendo che la Medea della Scala è un'altra Medea, è una cosa diversa rispetto a quella della Callas, anche per ragioni di libretto. E l'anno prossimo la Scala dovrebbe mettere in programma un'altra opera monster che viene riproposta per superare il fantasma della Callas, diciamo che è l'opera Callas per antonomasia, e anche lì ci si sta domandando se si supererà il fantasma della Callas, e la risposta è certamente no, perché non si possono superare fantasmi che sono vivi e presenti, perché semplicemente non sono fantasmi. Esatto. Grazie, io sono davvero lieta, e quindi il prossimo anno sarete ospiti d'onore a New York, ci facciamo già promotori di questo invito. E adesso proseguiamo chiedendo invece all'onorevole Mollicone, insomma, la lirica fa parte della nostra cultura identitaria, quali sono le iniziative
che ponete in essere per la sua promozione. Tra l'altro Maria Callas era di origini greche, ma anche naturalizzata italiana. Sì, intanto ringrazio l'organizzazione, il presidente Dante Mariti, il premio dedicato alla Callas con tanti ospiti così importanti, Claudia Conte che li presenta sempre in maniera impeccabile, e l'importanza di questo premio internazionale. Un premio che ha molti, molti significati, saluto il collega Di Sanso, cui condivido anche la partecipazione alla WIP Italia-USA, per cui lui lì in America, io qui in Italia, ma insomma c'è un impegno costante per mantenere vivo questo ponte tra l'Italia e l'America, tra la comunità italiana e quella americana, e presto faremo anche altre iniziative. Io credo che sia assolutamente significativo, attraverso il premio internazionale dedicato alla Callas, anche appunto, come è stato detto, sottolineare l'importanza del riconoscimento che è stato dato alla lirica italiana come patrimonio immateriale. Proprio la scorsa settimana abbiamo approvato una legge a mia prima firma all'unanimità, e questa è la notizia più bella, dedicata proprio alla delega al governo per la definizione dei beni immateriali che vanno ad unirsi ovviamente al codice dei beni culturali, e questo rappresenta anche un protagonismo del Parlamento e un'attenzione a questi temi. Io credo che iniziative culturali come questa possano dare un nuovo significato all'8 marzo. Vedete, questa mattina ero nel Parco del Colosseo a presentare un'iniziativa sulla rievocazione storica con un riconoscimento ad Ortensia, che fece questa arringa rimasta direi nei secoli, donna romana che sfida le gerarchie maschili dell'antica Roma. Ecco, oggi siamo a questo premio internazionale che ricorda una divina, una grandissima come Maria Callas, e di cui abbiamo appunto da poco celebrato anche la nascita, e penso, come diceva Carmelo Bene, che potesse rappresentare la musicalità in persona. Ma oltre a questo, Maria Callas ha lasciato una impronta indelebile in tutta la lirica mondiale. Le sue vicende personali, che purtroppo abbiamo viste anche rappresentate in vari film e documentari, hanno però contribuito a renderla un mito senza tempo e un mito immortale. Per noi Callas rappresenta appunto il simbolo dell'unione, della bellezza dell'arte, del canto lirico, dell'identità italiana, di quella greca, delle radici comuni greche e appunto mediterranee. E con il collega Di Sanso più volte abbiamo parlato appunto della importanza di sostenere e valorizzare anche, e in fondo anche la Callas rappresenta, i grandi talenti italiani che sono andati negli Stati Uniti e che mantengono vivo questo rapporto con la cultura italiana. E io penso che dedicarle questo premio in un luogo come l'Istituto Italiano di Cultura di New York celebri ancora di più il legame con la nostra terra e con la comunità italoamericana. E in più concludo dicendo che proprio come Commissione Cultura abbiamo fatto un'operazione di promozione dell'Istituto Italiano di Cultura nel mondo circuito naturale per promuovere la nostra cultura, la nostra arte e i nostri spettacoli dal vivo. Quindi in conclusione penso che, come membro appunto del gruppo interparlamentare Italia-USA, possa con iniziative come queste possa cementarsi e rilanciare questo gemellaggio che c'è non solo tra popoli, non solo l'amicizia per appunto gli americani, ma anche per la grande comunità italiana che lì ormai ha costruito le basi per la grandezza anche degli Stati Uniti. E credo, per concludere con le parole di Zeffirelli, che Maria Callas fosse un regalo di Dio che non si può definire nel tempo. Maria c'è sempre stata e ci sarà per sempre. Questo premio sicuramente ne rispetta la grandezza e il suo valore sociale. Grazie. Grazie Presidente Mollicone per il suo intervento, la sua presenza, ma soprattutto per il grande lavoro che fate con la Commissione e anche l'idea di rinsaldare sempre di più il legame che c'è con gli istituti di cultura all'estero, perché c'è tanta fame di cultura italiana
nelle comunità che vivono all'estero. E adesso vorrei passare la parola, spero che sia già collegato con noi, il già citato onorevole Cristian Di Sanzo, deputato eletto nel Collegio Nord e Centro America, rappresenta la comunità degli italiani negli Stati Uniti. Vediamo se è collegato con noi. Sì. Io sono collegato, mi sentite? Ci sente. Bene, allora in attesa di vederci nei prossimi giorni in presenza a New York, volevamo chiederle quali sono le politiche per promuovere la cultura italiana in America e quanto desiderio c'è di cultura italiana negli Stati Uniti, nelle comunità italiane. Certamente, io mi scuso che non sono potuto essere lì con voi oggi perché sono già a New York, mi trovo già a New York per altri impegni e quindi sarà poi un piacere essere di presenza al premio Callas giovedì direttamente, quindi sarà senz'altro un piacere vederci e anche un onore per me essere lì di presenza qua a New York. Ci tengo a ringraziare in maniera particolare il presidente Mollicone, e anche il sottosegretario Freni che ci ha sorpreso oggi con la sua presenza, quindi fa molto piacere. E in particolare il presidente Mollicone ha dimostrato una grandissima sensibilità da subito nella sua azione da presidente della Commissione Cultura verso gli Stati Uniti e verso le comunità che rappresento, di italiani negli Stati Uniti, quindi credo che questa opera sia davvero importante proprio per cercare di ampliare e risaltare quello che è il nostro sistema Italia all'estero e in particolare la cultura, che è un grandissimo veicolo per l'Italia all'estero, non solo culturale, ma poi diventa un veicolo moltiplicativo, nel senso che ovviamente alla cultura poi si associa il turismo, si associa il business e si associano tante altre cose che ovviamente vanno a beneficiare quello che è il nostro paese all'estero, la visione del nostro paese all'estero. Ringrazio ovviamente Dante Mariti e tutti gli organizzatori del Premio Callas, che evidenzia in maniera chiara quello che è il ruolo importante nella musica italiana negli Stati Uniti che ha avuto Maria Callas, perché è una figura che ha caratterizzato tutto il Novecento e insomma era 101 anni fa quando nasceva ed è considerata la più grande soprano che la storia del bel canto abbia mai conosciuto ed è diventata una delle donne più famose e ammirate nel mondo grazie alla sua voce potente e tecnica impeccabile. È stata anche una vita difficile quella della Callas, nonostante il grande successo che ha conosciuto, e possiamo ricordare anche le parole del maestro Riccardo Muti, che è stata per il canto quello che Toscanini è stato per la direzione d'orchestra. Ma la cosa in particolare che a noi, come anche istituzioni italiane, credo valga la pena di ricordare il connubio che poi grazie alla Callas si è creato tra New York e l'Italia, nonostante lei fosse di origine greca. In un documentario che guardavo poco fa sulla vita della Callas, la Callas diceva: tutti pensano che io sia italiana per un modo o nell'altro, quando in realtà non è così, però in realtà è stata una grande ambasciatrice di italianità, perché l'opera, vogliamo ricordarlo, è un prodotto italiano ed è un grande orgoglio italiano. Quindi grazie alla Callas sono stati apportati a New York alcuni dei più grandi capolavori di opere liriche e il fatto, ecco, questo insomma ci deve rendere tutti orgogliosi come italiani, come grazie a questi artisti anche oggi, come ovviamente come la Callas ce ne sono pochi altri, però grazie alla Callas e grazie agli artisti che anche oggi portano l'opera lirica italiana negli Stati Uniti si può far conoscere l'Italia nel mondo, al di là di quelli che sono gli stereotipi che hanno a volte anche caratterizzato la storia dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti, ma la Callas, come anche un grandissimo artista Caruso, hanno contribuito a diffondere quella che è l'immagine culturale dell'Italia. Quindi l'opera lirica, voglio aggiungere, che rappresenta ancora oggi una grande occasione per l'Italia nel mondo e per la sua diffusione, e deve diventare parte, come anche citava il presidente Mollicone, di quello che è il nostro sistema
paese all'estero e la promozione del nostro sistema Italia all'estero, grazie anche all'opera degli istituti italiani di cultura. Quindi credo che da questo punto di vista ci sia assolutamente un impegno bipartisan da parte di tutti, proprio perché la lirica è anche lingua italiana e la lingua italiana diventa poi parte fondamentale di far crescere la nostra cultura nel mondo, far crescere il turismo e anche il business. Quindi ringrazio ancora il presidente Mollicone, ci tengo a ringraziare Mellos International, Dante Mariti, che organizza ancora una volta, ancora quest'anno, il premio Callas, che è sicuramente un grande evento che ormai è diventato annuale, che ci aiuta a portare un po' di italianità negli Stati Uniti e a ricordare appunto quello che è stato il grande contributo di una grande donna che ha portato veramente l'opera lirica nel mondo, in particolare negli Stati Uniti. Quindi grazie ancora a Dante, gli auguro un grande in bocca al lupo per questo successo che spero si continui a ripetere anche nei prossimi anni. Grazie a tutti voi. Grazie, onorevole. Grazie onorevole Di Sanso, allora ci vedremo presto in occasione del Grazie. Tribute Prize a New York, ma insomma intanto vorrei parlare un pochino con il Presidente, è il momento, è ufficialmente il momento di svelare quelli che sono i nomi delle premiate di quest'anno. Nelle passate edizioni hanno ricevuto il premio, tra le altre, la regista Lina Wertmüller, il soprano sudcoreano Sumi Jo, l'attrice Sienna Miller, l'anno scorso anche Claudia Gerini. Chi sono le premiate di questa edizione? Allora, prima di tutto abbiamo una grandissima soprano, Ines Salazar, che rappresenta al meglio la lirica nel mondo. Per noi è un onore averla qui Ines presente da noi. Salazar, soprano originaria di Caracas, Venezuela. interprete verdiana e pucciniana d'eccellenza, carriera stellare, si è esibita nei palcoscenici di tutto il mondo. Non potrà essere con noi a New York e quindi è un piacere invece poterla Premiarla premiare oggi qui oggi. alla Camera dei Deputati. E Ha cantato possiamo. con Pavarotti, con la famosa Tosca di Zeffirelli, no? Di Centenario, e tante altre belle avventure. Prego, la invitiamo Sì, per. le invitiamo qui per ricevere il premio. L'opera è realizzata dalla scultrice Rosa Maria Raffaele, che ringraziamo per le opere. Eccola, grazie. Veramente immensamente grata. Cosa posso dire? Io sono venuta dal Venezuela. Ma già prima di venire in Italia, i miei genitori, che non avevano niente a che fare con la musica, mi facevano ascoltare dei giradischi, dei dischi molto vecchi, con la voce della Callas e altre grandi artiste. Però, nonostante fossi io così piccola, trovavo delle differenze enormi. In più, per scherzo, mi piaceva imitare. E ogni volta che mettevano un disco di lei, io la imitavo e chissà per tante cose del destino ha segnato in qualche modo la mia scelta futura. È stato di venire in Italia, di studiare in conservatorio, di fare dei concorsi. Tra questi ho preso un premio molto importante al premio Callas. Poi ho avuto la possibilità in Francia, prima di entrare in scena per interpretare Tosca, il regista Antoine Selva mi ha dato nelle mie mani una lettera che lei ha scritto a lui e c'era la sua firma, perciò è stata una, prima di entrare in scena è stata una cosa di una grandissima emozione. Poi da poco tempo ho iniziato a insegnare in conservatorio, perciò questo premio in questo momento è un ulteriore segnale per motivare i giovani.
e continuare nella ricerca della bellezza, della perfezione e della serietà verso il nostro mestiere. Grazie. Grazie Ines Salazar, congratulazioni per il premio. Certo, una voce potente, ma anche delicata, che ci accarezza e ci accompagna. Grazie per quello che contribuite a lasciare a tutti noi. E ancora congratulazioni alla Ines Salazar per il premio Maria Callas. Grazie Dante Marizzi. Grazie a tutti voi. Presidente. Oggi è presente qui, ci sono anche altre premiate che però verranno con noi negli Stati Uniti. Sì. Le vogliamo invitare per un saluto? Simona Molinari, alterniamo dalla lirica al pop. Se vuoi venire, sì. Simona Molinari, ti premiamo, ma eclettica cantautrice per eccelsa vocalità. Dai successi di Sanremo alle musiche per l'ultimo film di Veronesi, Romeo e Giulietta. Ha duettato con artisti di fama mondiale come Bocelli, Renzo Arbore, Massimo Ranieri. Questa iniziativa si terrà in occasione della giornata internazionale della donna a New York, quindi luogo simbolo, è lì che fu istituita questa giornata l'8 marzo del 1908, quando ricordiamo nell'incendio nell'industria tessile di Cotton di New York rimasero vittime tante donne. Che importanza ha questo riconoscimento proprio in questa giornata? Ma è bellissimo perché sicuramente Maria Callas è una donna moderna, è una donna che ha rappresentato la modernità, cioè per come si sta emancipando la donna oggi. E una cosa mi colpiva, mi raccontavano che lei sul palco era cosciente di tutto quello che accadeva sul palco. Conosceva le parti di tutti. Questo suo atteggiamento, questo non essere solo cantante, esecutrice, ma essere proprio parte della scena, la rendeva moderna, ma non solo, anche tutta un po' la sua vita, la sua storia. Sono contentissima di esserci e di essere lì a New York a festeggiare. Ringrazio tantissimo Dante e insomma per questo premio che mi commuove. Grazie a Simona Molinari, avremo il piacere anche di ascoltarti dal vivo, sì, nell'Istituto Italiano di Cultura a New York. E intanto grazie per essere stata anche grazie oggi a voi. Con noi. Grazie a voi. Simona Molinari, un'altra eccellenza italiana. Presidente, andiamo avanti. Nominiamo anche le attrici Carol Alt e Clarissa Barte, che ovviamente non sono qui. Carol Alt, celebre supermodella, attrice, scrittrice statunitense, ambasciatrice dell'italianità negli Stati Uniti, famosa in Italia per aver recitato con importanti registi italiani, candidata a miglior attrice dal Chelsea Film Festival nel film My Last Best Friend. Clarissa Barte. Clarissa Barth non ha bisogno di presentazioni, attrice e scrittrice americana che si distingue per le campagne contro gli abusi sulle donne, famosa in Italia per il film con Massimo Troisi.
E poi insomma c'è questa celebrità italo-argentina che ha vinto ben 26 Emmy, che è Natalia De Negri, conduttrice e giornalista italo-argentina. È famosa per questo programma televisivo Corazon Guerreros, scusate la pronuncia. Qui c'è una spagnola che ci... Meno male che andiamo negli Stati Uniti, dai. Un po' alla romana. E poi un'altra grande soprano lirica, Felicia Bongiovanni. Che è qui presente. È qui presente, ci vuoi fare un saluto. La soprano preferita dal presidente Mattarella, è vero? Perché è palermitana, non so. No. Ho avuto sì questa gioia di cantare davanti a Mattarella, perché la mia carriera si è anche molto orientata nella diffusione, nella promozione dell'opera lirica, proprio come nostro gioiello, fiore all'occhiello. E quindi ho lavorato moltissimo col MAE, col Ministero degli Esteri, tante volte invitata, e ho lavorato anche con le mostre Callas, Madrina. Che sì, con il celebre compianto Bruno Tosi, che portava le mostre con tutti i cimeli. Quindi come la Ines, forse come ognuno di noi, anche come diceva prima il sottosegretario, abbiamo qualcosa con Maria Callas, perché sono di quei personaggi che rimangono proprio. Infatti io ringrazio tanto il presidente Dante Mariti per questo premio, che come diceva anche la mia collega mi commuove, perché vedo un iter, come diceva la Ines. Io avevo il biglietto prima di entrare la sua lettera, cioè ci sembra che siamo un po' nello spirito, nell'anima seguite, visto che ci imbattiamo tante volte con lei, insomma, positivamente. Quindi prima con le mostre, adesso mi ha chiamato anche sempre il Ministro degli Esteri per il centenario a Giacarta, teatro di Giacarta proprio per il centenario di Maria Callas, e come dicevo con Mattarella per l'inaugurazione del teatro Giuseppe Verdi a Addis Abeba, quando nel 2016 lui ha fatto la visita di Stato e Addis Abeba era la capitale, insomma, degli Stati Uniti dell'Africa, diciamo, questo sogno. Cosa vi devo dire? È una grande gioia essere qui, a Roma, alla Camera dei Deputati, avere anche dei politici che amano la lirica mi ha dato un immenso, immenso, immenso piacere, presentata dalla carissima giornalista, nostra presentatrice. Ci vediamo a New York, grazie di cuore, grazie. Io canto fin da quando sono bambina, mia mamma suonava il piano, mio padre, quindi ho avuto sempre questa passione, non mi sono sposata per dedicarmi, quindi con la Callas, diciamo, lei è stata anche una donna sofferente, aveva una mamma che le faceva cantare, amava la sorella che era più bella, quindi ha avuto un riscatto con la lirica, quindi è stata... ha rinnovato il teatro, perché essendo una nonna sofferente ha dato tutto nella recitazione, per questo poi è ricordata, perché ha rivoluzionato completamente il teatro per il suo aspetto proprio come anche attrice. Quindi grazie ancora Dante, grazie a tutti ed evviva Maria Callas. Grazie Felicia Bongiovanni, anche per averci raccontato di più anche del personaggio Maria Callas dal punto di vista umano, perché è incredibile anche la storia, la donna. No? Andiamo avanti, Presidente. Andiamo avanti. Maria Natale, alta soprano lirico italo-americana, lavora tantissimo in America, una bellissima voce. E la dottoressa Silvana Mangione. Silvana Mangione, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, si è sempre adoperata a favore della comunità italiana a New York e nel mondo, promuovendo con infaticabile energia innumerevoli iniziative di interscambio culturale e artistico e di promozione della lingua e della cultura italiana. Quindi anche la Silvana Mangione la troveremo a New York, sarà lì con noi. Poi un riconoscimento speciale a un tenore, bellissima voce con colore drammatico. Nicola Pisaniello. Pisaniello, tenore, fenomeno vocale lirico con spiccata sensibilità interpretativa, canta e si esibisce in tutto il mondo. Un saluto veloce. Grazie. Che tra un po' ci chiudono. Sì, sì. Dico a cuore aperto di essere molto felice di partecipare a questo premio, a questo gala che si terrà in New York,
Sono soprattutto felice perché io sono uno di quei cantanti che ha fatto la strada tutta in salita. Insomma, la mia famiglia non volevano che io cantassi. Una storia particolare, una famiglia che ha avuto una sua storia, va bene. Quindi grazie a Dante Mariti, che ho scoperto come mio fan già da un po' di tempo. E sono felice, e viva l'opera, e viva Maria Callas, che ha fatto del suo dolore, della sua solitudine, il motivo più importante della sua vita, cioè essere una degna vocalista e serva d'arte. Grazie. Grazie Nicola Pisaniello per questa bella testimonianza, anche con lui ci troveremo a New York. Premieremo anche un influencer, anche lei celebrity americana, Desiree Busnelli, molto attiva nella cultura e nella solidarietà. E direttamente dalla Spagna abbiamo Amalia Toboso, che è ambasciatrice di Musica Senza Frontiere. Ci farà un omaggio a Elvira Hidalgo, che è stata la prima insegnante di Maria Callas. Non so, vuoi fare un saluto? Piccolo, veloce. Amalia Toboso, ambasciatrice di Musica Senza Frontiere. La prima cosa che voglio chiarire è che io non parlo italiano, solo da un anno fa. Bravo. Voglio ringraziare soprattutto a Dante per riconoscermi con questo premio. Sono molto felice perché Maria Callas sempre sono stata la mia cantante preferita. Io ho studiato canto lirico, adesso no canto lirico, lo insegno, ma non lo canto. Però sempre la mia passione, sempre una referenza è sempre Maria Callas, sia come persona sia come cantante. Non so che mai più dire. Grazie per tutto. Grazie per il vostro lavoro preziosissimo di insomma, promuovere e promulgare sempre di più l'arte vera fatta di sacrificio, perché immagino quante ore, no? Quanto non si smette mai di essere artista. È una missione, è una missione. Poi abbiamo Maya Collins, altra cantante pop. Si dice pop. E a questo bellissimo progetto, quest'anno ricorrono anche i 100 anni della morte di Giacomo Puccini, quindi il binomio Callas-Puccini ci sta tutto. E un bel progetto di Puccini in jazz, 100, crossover insieme al maestro Sandro Barbieri, che salutiamo. Maya Collins e Sandro Barbieri esaltano il binomio Puccini-Callas con una versione moderna in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Prossimo novembre. Che posso dire allora? Anch'io sono veramente molto emozionata e sono veramente grata a Mister Mariti che insieme al maestro Barbieri, insomma, che ci dà questa opportunità di portare a New York questo nostro progetto che è appena nato, appunto Puccini 100, Jazz and Crossover, e interpreteremo questa musica insomma di Puccini, che è totalmente classica, ma io non sono una cantante lirica, io sono una cantante pop che però ama giocare un po' con la musica. Anch'io mi lascio ispirare molto dalla Callas, perché quando ho un dubbio su come fare un passaggio su qualche brano, insomma, che magari non conosco al meglio, poi dopo io mi lascio ispirare dalla sua musica, vado a visitare le sue opere, il suo cantato, e così dopo io riesco, insomma, nel mio intento, nell'intento di far nascere una canzone nuova. E quindi io ringrazio Dante per l'opportunità che ci dà di poter portare a New York questa eccellenza italiana che comunque è nata qui, insomma noi siamo di Bologna. Io sono di origine siciliana come te e insomma sono veramente lieta e onorata di essere qui con voi stasera. Grazie. Grazie Maya Collins e Sandro Barbieri.
Ma adesso abbiamo un altro collegamento dagli Stati Uniti, è bello questo ponte, ecco, tra qualche giorno saremo nell'Istituto Italiano di Cultura, ma è voluto essere con noi anche il professor Fabio Finotti, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York, eccolo collegato. Un saluto grazie, professor Finotti. Dove il 7 marzo, in preparazione della giornata internazionale della donna, si terrà la nuova edizione del premio Maria Callas. Un saluto e un ringraziamento in particolare a chi ha voluto sostenere questo premio con la sua autorevolezza, l'onorevole Federico Mollicone, presidente della settima commissione Cultura, Scienza e Istruzione, e all'onorevole Cristian Di Sanzo, deputato per la ripartizione del Nord e del Centro America. E in particolare un ringraziamento a Dante Mariti, che è il presidente del premio, il creatore del premio, e che ha voluto intitolarlo a Maria Callas proprio per valorizzare la dimensione tutta femminile del talento che fa fatica magari a farsi strada nella società, ma anche della forza, della determinazione che sono necessari per raggiungere i propri obiettivi e della capacità più in generale di fare di questo talento, del proprio talento, un dono per gli altri, un dono per tutti. Tra l'altro il premio quest'anno ha un particolare significato perché siamo nell'anno del centenario della nascita di Maria Callas, che nasce nel dicembre del 1923. E quindi è ancora più importante ricordare la memoria e la presenza ancora oggi di questa donna straordinaria per operare quello che negli Stati Uniti, qui negli Stati Uniti, si potrebbe definire come mentoring, e cioè la capacità di qualcuno non solo di lasciare nel passato i propri ricordi, le proprie tracce, ma di servire come ispirazione per il futuro. Ecco, la Callas può essere un'ispirazione per le nuove generazioni e può essere di ispirazione anche per la sua capacità di creare dei ponti tra gli Stati Uniti, New York, dove è nata, e l'Italia, o più ampiamente l'Europa, visto che le sue origini erano greche. Grazie appunto ancora a Dante Mariti, un saluto a tutti e appuntamento allora a New York per il 7 marzo. Grazie per questo contributo e soprattutto per la preziosa ospitalità e il lavoro incessante di valorizzazione della cultura italiana negli Stati Uniti, il professor Finotti. Ma siamo arrivati quasi al termine, anche perché tra poco ci mandano via. Premio Maria Callas va anche ad eccellenze del mondo dell'imprenditoria, esatto, e a New York sarà premiato l'industriale Alan Assenfield della Assenfield Family Foundation, CEO di Hasbro Toys, filantropo che porta insomma luce dove c'è oscurità. Ecco, dobbiamo sempre ricordare che arte e cultura hanno bisogno anche del sostegno economico, e quindi i filantropi, insomma, lunga vita ai filantropi, no? Un grande applauso anche per Assenfield. E adesso vorrei invitare, dulcis in fondo, due donne stupende, due donne in carriera. Cristina Di Silvio, rappresentante del commercio estero negli Stati Uniti, sempre attenta per la tutela dei diritti umani e per il sociale, che invitiamo qui. Anche Valentina Mercuri. E invitiamo anche Valentina Mercuri, imprenditrice nel settore della medicina estetica e del beauty. Un saluto. Due giovani donne in carriera, esempio per tutte noi. Perché non potranno essere a New York. Hai letto la mission della dottoressa Mercuri?
già detto. Ringraziamo Cristina Di Silvio e Valentina Mercuri per l'importante supporto psicologico che offre alle donne che ricorrono alla chirurgia dopo i maltrattamenti fisici subiti. Ecco, questo è un importante servizio sociale che si offre per la tutela anche della donna, del corpo delle donne che purtroppo dopo i maltrattamenti, ma anche dopo problemi di salute, hanno il diritto a rimanere donne e a sentirsi belle e orgogliose di sé. Quindi grazie per questo servizio sociale così importante. Grazie a tutti, buonasera a tutti voi presenti, sono onorata e emozionata di essere qui perché ovviamente io non sono abituata a stare, diciamo, sul palco, ok? Accetto volentieri questo premio con immenso onore e è un riconoscimento di caratura internazionale che mi spinge a continuare la mia mission e a prendere questa grandissima esponente, questa regina dell'opera come un esempio. Okay? Quindi ringrazio ovviamente il Dante Martini, presidente della Mellos, l'Istituto Italiano di Cultura, e desidero con questo premio continuare e incrementare quello che è il mio percorso nel mondo della medicina estetica, che spesso viene considerata un qualcosa di futile, ma poi in realtà nasconde al suo interno tutto quello che è necessario per essere forti e vincenti, a prescindere dalla modernità o da tutti i tempi, no, che poi possiamo affrontare, e che alla base ha una sola forte ragione motrice, che è la sicurezza e la consapevolezza di se stessi. Quindi questo è quello che cerco di fare attraverso anche piccole cose che possono sembrare un po' orpelli, no? Però poi in realtà riescono a darci una voce un po' più sicura di quello che siamo, perché siamo estremamente forti e abbiamo il diritto di manifestarlo in ogni luogo e con tutti i nostri mezzi. Questo premio mi sprona quindi a seguire con passione e dedizione quello che faccio, contribuendo a emozione e bellezza come faceva Maria Callas. Grazie a voi. Grazie Valentina Mercuri. Dulcis in fundo, Cristina Di Silvio. Allora, io ringrazio Dante perché è un carissimo amico, è presidente di questa organizzazione importantissima, la quarta edizione, ma lo ringrazio perché avvicina le donne. Io ricopro un ruolo istituzionale, sono rappresentante dell'Istituto del Commercio Estero Americano per tutte le relazioni istituzionali e ho una carica diplomatica presso le Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. La donna ancora oggi non è libera di essere se stessa. Maria Callas ha anticipato i tempi, ci ha insegnato come lottare, come trarre forza dalla sofferenza, come dimostrare che gli ostacoli si possono superare e che non ci sono barriere. Quindi io sono onorata di essere qui e continuerò il mio percorso in onore di Maria Callas e di tantissime altre donne che si battono ogni giorno per i diritti di ciascuna di noi. Siamo in grado di essere forti, siamo in grado di chiedere aiuto e di superare quello che noi riteniamo un limite interno, che non è altro che qualcosa che noi ci poniamo. E ancora grazie a Claudia, grazie a Dante, perché sono sempre in prima fila con iniziative lodevoli come questa, che premiano eccellenze, donne e che indicano il cammino dicendo che c'è ancora speranza. Grazie. Grazie Cristina Di Silvio, congratulazioni per il premio Callas e per tutte le iniziative di solidarietà. Parteciperanno all'iniziativa di New York grandi artisti come anche il pianista Craig Ketter, gli attori Vanessa Innocenti e Ivan Raganato, che reciteranno delle lettere emozionanti tra Callas e Pasolini, e la scrittrice e regista Germana Valentini. Che è qui, se ci vuoi dare un saluto, Germana. Può farlo anche da lì. Lei ha scritto un bellissimo libro che racconta il successo di italiani in America, perché è una quasi americana. Mission, visto che parliamo di mission, è stata anche un po' quella di far rivalutare gli italoamericani. Spesso c'è lo stereotipo negativo sugli italoamericani
invece nel mio libro, che è la storia di una delle pasticcerie italiane più antiche di New York, nella prima parte racconto bene l'immigrazione italiana, ma racconto soprattutto l'importanza degli italiani per la costruzione della città di New York e un po' in generale degli Stati Uniti, e l'importanza che c'è stata anche proprio dal punto di vista culturale. Uno degli aneddoti che piace di più del libro è per esempio scoprire che la tradizione dell'accensione dell'albero di Natale del Rockefeller Center, che oggi è famosa in tutto il mondo, è stata iniziata proprio dagli operai italiani. E anche nel libro si parla comunque anche di lirica, perché sono stati proprio gli italiani a portare la lirica. C'è stato Caruso, il primo professore di italiano a New York è stato Lorenzo da Ponte, che poi è rimasto a New York ed è stato seppellito a New York. Per cui gli italoamericani sono fondamentali, sono un po' la nostra arca di Noè, perché ancora oggi loro custodiscono delle tradizioni e anche delle ricette, ad esempio, che noi abbiamo perso, che spesso si pensa siano italo-americane o inventate dagli americani, sono in realtà cose italiane che noi abbiamo perso e loro hanno preservato. Quindi è con grande piacere che apprendo questa volontà di inserirli nuovamente nel nostro circuito, perché siamo un'unica cosa. E grazie a Dante e complimenti per questa meravigliosa iniziativa. Grazie Germana Valentini anche per averci ricordato questo legame profondissimo tra Italia e Stati Uniti. Se posso chiosare quanto detto adesso, io credo che questa capacità di narrazione delle origini della comunità italoamericana sia fondamentale. Come lei, ci sono tanti giornalisti, tante realtà che fanno questo lavoro, che intervistano gli americani, italoamericani di seconda e terza generazione, che si sono ormai perfettamente integrati, che sono americani a tutti gli effetti, ma che preservano la memoria della propria famiglia, delle proprie attività. Io, pensate, ho scoperto che mio nonno ha aperto un negozio di cornici a Madison Avenue e guidava, no, adesso non c'è più, rimase lì insieme al fratello per tanti anni, la sua firma è sul registro di Ellie Island. E ho una parte della mia famiglia che ancora si è ormai integrata e vive in America. E mio padre si è occupato attivamente nei CGE con l'indimenticato Tremaglia, ha partecipato all'elaborazione, insieme ovviamente all'onorevole Menia, della legge per il voto degli italiani all'estero. Quindi quelli, insomma, se abbiamo Di Sanso in collegamento, Di Giuseppe per Fratelli d'Italia, che sono eletti, italiani eletti lì, grazie al voto appunto della comunità italiana, lo si deve anche a questo. E quindi questo è un ulteriore ponte che lega generazioni, che lega tradizioni e che lega ovviamente i nostri rappresentanti. Grazie davvero per il lavoro che svolgete. Grazie. Le parole dell'onorevole Mollicone. Chiudiamo l'iniziativa di oggi. Lasciatemi soltanto ringraziare ancora il presidente. Grazie. Dante Mariti, ideatore del premio Maria Callas, il sottosegretario Freni, l'onorevole Mollicone, l'onorevole Di Sanso, il comune di Roma, Rosario Procino, manager ristoratore più famoso di New York, con sì, il ristorante La Ribalta. E credo che saremo ospiti, speriamo. La giornalista Ekaterina Scegliakova del giornale Culture Focus Network. Eccola. Internazionale, lei insomma è molto brava a fare questi eventi tra Stati Uniti e Italia. Germania Valentini, la scultrice Arianna Carossa, che ha realizzato i premi. No, Arianna Carossa, Rosa Maria Raffaele. Kino Music di Antonio Convertini, che è il manager di Simona. Malina Mannarino, pasticceria e veniero, insomma, grandi eccellenze italiane che si Spagna. Trovano a e soprattutto il consolato, il console dottor Fabrizio Di Michele, che e il professor Finotti, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. E Di Sanso, che non so se è ancora nell'etere. Onorevole Di Sanso. Grazie a tutti. Ci sono, grazie. Allora. Grazie, onorevole. Viva l'opera lirica. Viva e Maria Callas. Callas. Una foto con le premiate qui.